This is prehistoric planet. La prima cosa che ho notato quando ho visto il trailer sono stati i ruggiti dei dinosauri, cosa che per fortuna poi ho letto che li toglieranno nella versione definitiva, e quindi mi chiedo perché li avete messi nel trailer? Forse per attirare di più l'attenzione? Tipo come faceva Celentano quando metteva gli spot pubblicitari che alzava il volume a bomba che c'entrava nelle orecchie. Questo che andremo a analizzare, ragazzi, è il trailer ufficiale di Prehistoric Planet. Era stato mandato una prima anteprima davvero breve, dove si vedeva un Tyrannosaurus Rex a caccia di una tartaruga. Io la interpreto così, questa scena. Potrebbe essere tranquillamente la scena finale. Quindi, proprio poco prima che cade il meteorite, e si vede il più grande, il più evoluto, il più forte dei dinosauri che caccia probabilmente il più indifeso dei rettili, e quindi una tartaruga, un antenato di una tartaruga. Bene, la tartaruga sopravviverà all'asteroide, il tirannosauro no. Quindi c'è anche del messaggio abbastanza filosofico dietro questa immagine. Ragazzi, ho deciso di fare questo video anche abbastanza subito per analizzare insieme a voi quali saranno i dinosauri presenti in questa serie. Certo, io non ho la voce calda di Sir David Attenborough, però vi potete accontentare. Il trailer parte con la più classica delle scene, Tyrannosaurus Rex che ha affondato Triceratops. Fattibile! A vedere i dinosauri che ci sono, credo che il documentario sia ambientato in Laramidia, l'attuale zona centro-occidentale di Alaska, Canada, Stati Uniti e Messico. Quindi una scena davvero plausibile, il grande Tyrannosaurus Rex contro il suo rivale di sempre. Bellissimo come hanno riprodotto la foresta. Notate le braccia orientate bene di Tyrannosaurus Rex e non come quelle del Tyrannosaurus Rex che vedremo in Jurassic World Dominion. I colori sono abbastanza neutrali per entrambi. Si nota un po' il collare colorato della regina caduta, ma niente di che. Proseguiamo. Bene, mi fa piacere constatare che dalla più classica delle pose passiamo direttamente alla più inedita. Due sauropodi che si combattono. Qualcosa di mai visto. C'erano molti sauropodi in Laramidia nel tardo Cretaceo, tra cui uno dei più grandi, Alamosaurus. Però non credo che si tratti di Alamosaurus sanjuanensis qui, considerando le dimensioni e soprattutto che si alzano su due piedi. Certo che se invece che essere in Laramidia questa scena magari era in Cina, allora potrebbero essere due Opistocelicaudia. Voi che ne dite? Comunque scena assurda, stile Fight Club, passiamo oltre. Ecco, questo mi sembra riconoscibilissimo, con quel muso da Pinocchio non può che essere lui, il Pinocchiosaurus, ossia il Quanzosaurus. Quindi scena ambientata chiaramente in Cina. Quelli blu invece mi sembrano Oviraptor, peccato che l'Oviraptor però vivesse in Mongolia. Quindi, dando per buono che il teropode è Quanzosaurus, coloro che scappano sono chiaramente Corytoraptor, che, guarda caso, sono stati ritrovati proprio nella stessa formazione cinese di Pinocchiosaurus. Passando oltre, impossibile sbagliarsi qui. Un bel esemplare di Pachyrhinosaurus, immerso nella neve per giunta, con davanti non un Velociraptor, perché Velociraptor è stato ritrovato dall'altra parte del mondo, diciamo in Cina, Mongolia, sia il Mongoliensis che lo Smolski sono appunto entrambi originari della Mongolia. Quindi per me costui di spalle potrebbe essere il Nanoxaurus, chiamato anche lucertola orso polare, per via delle alte latitudini dove viveva. Dando per scontato sempre che queste siano le coste della Laramidia, questo è chiaramente il mostro di Loch Ness. Quello vero però potrebbe essere un Elasmosauro. Loro sono in coppia, quindi sono una bella coppia di Elasmosauri. Invece lui è sempre il Pinocchiosaurus. Qui abbiamo un bellissimo esemplare di Azegopteryx in tutto il suo splendore. Che bello che è con la crema solare a prendersi il sole, spaparanzato. Questa scena è spettacolare. Non a caso dà la copertina proprio al trailer. Quanto dareste per essere lì a farvi una passeggiata lungo mare e a vedere questo spettacolo? Questo artiglio lo conosco, mi ricorda vagamente qualcosa. Beh ragazzi, non poteva mancare. Eccolo qui, Velociraptor. Qui abbiamo invece Mitch di Baywatch, travestito da Tyrannosaurus Rex, con figli a seguito.
Certo, Tyrannosaurus Rex doveva proprio essere un campione del nuoto con quelle manine. Sai che sbracciate, più che a cagnolino lo vorrei vedere stile libero. Tra l'altro Tyrannosaurus Rex che nuota non è proprio qualcosa di inedito. Credo sia un omaggio a Crichton e al suo Jurassic Park. Nel romanzo infatti viene citato appunto un Tyrannosaurus Rex che nuota. E anche nei fumetti a dire il vero. Lo sapevate? E tu con quella faccia chi sei? Psittacosaurus? No, dovrebbe essere uno Zalmoxes, ossia un piccolo ornitopode. Questi nodosauridi poi mi fanno impazzire. Ecco, questa scena mi piace davvero tanto. Che specie sono? Edmontonia per caso? Qualcuno lo sa? Epocefali? Panoplosaurus? In Laramidia c'erano loro come nodosauridi, ma secondo me è molto plausibile si siano Struziosaurus, nodosauridi ritrovati in Romania. In Romania, guarda caso, è stato ritrovato Zalmoxes, l'ornitopode appunto lungo 3 metri e vissuto nel Maastrichtiano, in quella che un tempo fu l'isola di Hateg. Comunque è davvero carino questo gioco nel riuscire a trovare le specie ancor prima che vengano annunciate. Scrivetemelo nei commenti se avete qualche sensazione particolare o qualche divergenza rispetto alle cose che vi sto dicendo io. Vediamo se riusciamo a capire davvero di che bestiacce si tratta. Ecco un'altra scena degna di nota, ragazzi. Qui siamo in Mongolia, sicuramente, e quello che si vede è, credo, un velociraptor. E loro sono dei bellissimi tarbosauri. Però ora che ci penso, Velociraptor non era proprio contemporaneo a Tarbosaurus. Quindi questi dromosauridi potrebbero essere Adasaurus. E poi Velociraptor aveva un muso leggermente più sottile, più schiacciato rispetto all'Adasaurus. Ah, eccoci qui, davanti gli pterosauri che ci stanno sempre bene come il cacio sulla pasta. Non ho mai visto un film senza i pterosauri, anche se questi forse sono Azdarkids, perché sono un po' più piccoli e poi guardate quanti ne sono. Bellissima questa scena. Questo invece è sicuramente uno spettacolare esemplare di Deinocherius, davvero molto affascinante, anzi unbelievable. Eccoci ritornati in Laramidia. E questo finalmente è Alamosaurus, in tutto il suo splendore. Toh, si fanno le coccole. Questa scena, ragazzi, pazzesca, con Quetzalcoatlus a fare il condor della situazione. Ecco invece un gruppo di Zintaosaurus PNSO, in versione trekking. Eh sì, ditemi che non sembra lo Zintaosaurus PNSO. Ok. È un loro titan. E quindi passiamo a... Ehi, fermi! Ma che è una slot machine? Ma poi queste sacche d'aria non mi piacciono messe così, sembrano arance incollate col bostick. Anche se vi devo dire la verità, bellissima speculazione, a mo' di fregata. Fight Club! E tu che sei? Un Edmontosaurus, vero? Guardate qua, Elasmosauri! Questo è spettacolare, dai! Anzi, unbelievable! Tirannosauri, mezzi feriti che amoreggiano. C'è tanto amore in questo documentario, ragazzi, davvero, cure parentali, amore e tanta speculazione, ci piace. Qui non vi nego che mi sono messo a ridere quando l'ho visto, non tanto per il display particolare delle braccette, piuttosto per la mossa che fa, tipo colpisce al cuore, baby. E comunque non vorrei dirglielo a quelli della produzione del film, soprattutto perché c'è Ugheto dietro ai dinosauri, ma Carnotaurus, ragazzi, era il Flash Gordon dei dinosauri. Credo che un habitat più aperto sia stato più idoneo alla sua velocità, piuttosto che il cuore di una foresta. Tra l'altro, chi ci dice che è un Carnotauro? Potrebbe tranquillamente essere un Kenanisaurus. Ehi, che succede qui? Mosasauri che si sfidano? Ecco ragazzi, se ancora non lo sapete, i mosasauri erano fatti così. E non così, giusto per puntualizzare sulla concorrenza. Qui ragazzi ancora un gruppetto di velociraptor, credo piumati. Ma non si era detto che non andavano in gruppi i velociraptor? Siamo tornati a farli in branco? No vabbè, questo lo adoro. Il rospo gigante, Belzebufo, comunemente chiamato rana diavolo. Già con questo nome dovrebbe piacere a tutti. E poi guardatelo, guardate che faccia! Guardate che bocca! Lui è veramente l'antenato del lupo di Cappuccetto Rosso.
vissuto anche lui nel tardo Cretaceo, peccato che non sei sopravvissuto all'estinzione. Avresti fatto impazzire un sacco di principesse con quello sguardo. I triceratopi, e manco a dirlo, il piccolo di triceratopo. Però davvero fatto bene. Guardate che spettacolo! Tu mi piaci, ragazzo, mi piaci davvero. Pachi rinosauri che si scornano. E qui Nyctosaurus, il dinosauro aquilone, che qui però si è dimenticato l'aquilone. Anche questa bella scena, al tramonto, ragazzi, bellissima. Tra l'altro Nyctosaurus è stato ritrovato in Marocco, nel bacino di Ouled Abdoun, dove hanno ritrovato appunto anche Kenonisaurus, che era praticamente il Carnotauro che vi ho fatto vedere prima. Quindi ci sta, ragazzi, che possono aver creato un ambiente nel Nord Africa, e questo giustificherebbe anche Zarafasaura, che è il plesiosauro che si intravede appunto e che fa parte anche lui della stessa formazione, in quel di Maastrichtiano. Il trailer si chiude così, con la voce di Sir David Attenborough. Unknown, unexplained, unbelievable. Unbelievable until now.